a tutti, questa lezione, video lezione, è dedicata al marketing. L'obiettivo di questo corso, in particolare questo modulo sul marketing, è di fornirvi una breve descrizione del marketing stesso e delle sue applicazioni. Approfondiremo i principali contributi della disciplina del marketing che permetteranno di comprendere che cos'è il mercato, come identificare i bisogni del cliente, capire che il cliente riveste un ruolo centrale nel successo dell'impresa, capire quali sono le motivazioni che spingono gli individui, i clienti a scegliere di acquistare un prodotto, quali strategie vanno operate nei mercati attraverso il marketing, mixandolo e realizzando quello che si chiama dunque marketing mix nel modo più adeguato. E questo ci servirà a definire quello che si chiama piano di marketing. Prima di iniziare, è necessario fare una premessa. Noi tratteremo nel corso del modulo un mercato che definiamo glocal, ossia un termine, una parola che vuol unire in qualche modo sia la globalità, quindi il mercato globale, che la località, quindi quel mercato che agisce mirando al benessere delle comunità in cui operiamo. Questo è molto importante e ricordate dunque che ogni volta che ci riferiremo ai mercati lo faremo in un'ottica globale, quindi sia globale che locale. Partiamo subito col chiederci a che cosa serve il marketing. Il marketing è importante perché ci permette di conoscere il mercato nel quale operiamo, dunque di aumentare le prospettive di vendita, le prospettive di fatturato e di farci conoscere dai consumatori, rafforzare la nostra cosiddetta brand reputation, cioè la nostra reputazione, e soprattutto di conoscere quali sono i bisogni e i desideri dei nostri clienti. In questo corso trasmetteremo gli elementi chiave per implementare una corretta strategia di marketing per le imprese. Infatti, attraverso il marketing ci chiediamo da un lato come soddisfare la nostra clientela, dall'altro come migliorare sensibilmente la qualità della vita dei nostri clienti, ossia dei consumatori. Infatti una comunità che sta bene e vive nel benessere è una comunità che può avere un potere di acquisto e di spesa superiore. Di conseguenza è interesse di ogni imprenditore, dunque di ciascuno di voi, di mettere in moto le condizioni, contribuire evidentemente a realizzare queste condizioni, perché la comunità in cui vive, in cui opera, costituisca un terreno fertile e il più possibile ricco, quindi capace di acquistare, di spendere, di avere desideri e di rispondere ai propri bisogni. Bisogna infatti tener conto che alcuni modelli di business, soprattutto in Occidente, negli scorsi decenni, nel secolo scorso in particolare, hanno portato all'impoverimento del tessuto sociale in cui erano attivi, perché non hanno saputo determinare o tener conto di quelle necessità dei propri clienti e hanno atteso, semmai, allo sfruttamento degli stessi bisogni senza riequilibrare il bilancio tra domanda e offerta, dunque non badando al benessere della propria comunità di riferimento e di fatto impoverendola. Il termine marketing origina etimologicamente, cioè nel significato della parola, nell'inglese market, cioè mercato, il mercato fisico vero e proprio che esiste sin dalla notte dei tempi. All'interno di un mercato vivono ed operano, quindi si relazionano, molti attori e il benessere di questo mercato sta proprio nella condizione di equilibrio tra le diverse parti che lo compongono. Vediamo dunque da chi è composto il mercato di riferimento in cui ciascuno di voi si troverà ad operare. Innanzitutto troviamo i clienti. Poi abbiamo i fornitori, ovvero coloro i quali ci portano e da cui acquistiamo i prodotti o i servizi strategici per la nostra impresa, di modo che noi possiamo a nostra volta vendere prodotti, servizi, processi e tutto quello che il mercato ci domanda. Poi ci sono i concorrenti, ossia quei soggetti che producono o vendono gli stessi prodotti, gli stessi servizi, gli stessi processi che costituiscono il nostro business, e poi ci sono gli intermediari che giocano un ruolo chiave nei nostri canali di distribuzione, di acquisizione
di merci, di acquisizione di clienti, come i grossisti, i rivenditori. Poi bisogna considerare, quando ci si appresta a strutturare, elaborare un piano di marketing, che ci sono alcuni fattori macroscopici, cioè di grande portata, sia storica che territoriale, che influenzano il mercato. Ovviamente lo influenzano nel lungo periodo, quindi non quotidianamente, non giornalmente, ma in un tempo o in uno spazio molto più ampio. In questo maggior tempo, in questo lungo periodo, in questo maggior spazio, in uno spazio geografico molto maggiore, si svilupperà la nostra azienda. E questi fattori influenzano il futuro sviluppo della nostra azienda. È importante conoscere alcuni di questi insiemi di fattori, di questi sistemi, per poter operare delle scelte ben calibrate, cioè delle scelte strategiche. Vediamo insieme quali sono. Il primo macro fattore da considerare è quello che si chiama il sistema economico, che comprende tutti i fattori economici che influenzano il potere di acquisto dei nostri clienti, i modelli di spesa dei nostri consumatori. Bisogna conoscere le caratteristiche di questo sistema economico all'interno del quale noi operiamo, perché questo ci permette di capire se i rapporti economici all'interno dei quali i nostri clienti tipicamente vivono ed operano sono fatti di un regime di pura sopravvivenza o sussistenza, oppure se c'è una propensione maggiore alla spesa da parte dei nostri clienti, che quindi non vivono di soli sussidi, di sussistenza, di meccanismi per riuscire esclusivamente a sopravvivere, ma possono, sono più inclini, hanno una maggior possibilità di acquisire prodotti, di acquisire servizi più sofisticati, di rispondere a, non soltanto a dei bisogni primari, ma a dei desideri più sviluppati, eventualmente evoluti, anche sofisticati. C'è poi il sistema, un secondo fattore macroscopico, è il sistema demografico, che offre informazioni sull'andamento demografico della popolazione, cioè le caratteristiche della popolazione stessa, le caratteristiche più intrinseche. Ad esempio, l'età media della popolazione, più giovane, più anziana. Il livello di crescita, l'andamento demografico che può essere in forte sviluppo, quindi una popolazione che anno dopo anno si incrementa nel numero, oppure può essere in depressione, può tendere a diminuire, a decrescere. Ciò significherà automaticamente che nel mio territorio, un'analisi demografica, risulteranno più presenti anziani rispetto ai giovani. Gli anziani via via necessariamente moriranno e non verranno sostituiti da un numero uguale o maggiore di giovani. Ecco dunque che il mio sistema demograficamente avrà delle caratteristiche che mi faranno capire quali strategie dovrei adoperare, quali bisogni probabilmente saranno maggiori da parte dei miei clienti e quindi quale marketing mix e quale piano di marketing io dovrei strutturare. Altro sistema macroscopico è il sistema fisico, che comprende l'insieme delle risorse naturali, delle risorse ambientali, delle caratteristiche tipiche dell'ambiente circostante che si rendono disponibili e che quindi dovrò valutare altrettanto accuratamente. C'è anche il sistema tecnologico, altro macrofattore che consente di capire se è un ambiente in rapida trasformazione oppure se invece è un sistema tradizionale, tendenzialmente vecchio, che si trasforma poco. Ha tenuto conto che l'avvento di internet, per esempio, supporta un canale particolare di vendite, promozioni, pubblicità per tutte le aziende. Questo rappresenta una enorme, importante opportunità. Ecco, va capito se il sistema tecnologico, ad esempio, basato sulla diffusione dell'internet più avanzato, è più o meno sviluppato nel mercato, nel mio mercato di riferimento. Un'altra significativa macro dimensione del sistema è quella del sistema politico-legislativo. Il sistema politico-legislativo all'interno del quale ci troveremo ad operare può essere più o meno aperto all'impresa, può promuovere più o meno delle leggi che favoriscono il mercato, che favoriscano la libera impresa, oppure potrebbe al contrario essere molto restio, chiuso, rigido, tradizionalista rispetto allo sviluppo della libera impresa e dell'iniziativa
dei singoli. Ma infatti tenuto conto che le dinamiche sociopolitiche influiscono molto sul mercato, positivamente, nel caso in cui le condizioni di stabilità del sistema politico creino un'aspettativa di crescita economica importante e significativa, oppure, al contrario, negativamente, nel caso in cui sia presente una instabilità politica che comporti condizioni non capaci di supportare il benessere della società e quindi determini di conseguenza un crollo del potere di acquisto da parte delle persone. Infine, il sistema culturale di riferimento, cioè l'insieme dei valori di base che influenzano di per sé le scelte di acquisto di una comunità, portandoli in una direzione piuttosto che in un'altra. Un sistema culturale che segue molto le mode, ad esempio, mi porterà ad operare un marketing mix, un piano di marketing di una certa categoria. Un sistema invece molto restio a seguire le mode mi porterà a selezionare altre categorie di marketing e altre categorie di promozione della mia impresa, dei miei prodotti, dei miei servizi. Tutto questo costituisce a tutti gli effetti l'humus dentro cui la vostra impresa crescerà, si fortificherà o, nel caso di errori, potrà indebolirsi. E quindi è molto importante tenere questi aspetti in fortissima considerazione. La disciplina del marketing nasce negli anni 50 e nasce negli Stati Uniti. In realtà va detto che anche prima della nascita, diciamo, ufficiale, della disciplina, intesa nel modo classico, ordinato, ne abbiamo sempre fatto uso perché le persone si scambiano beni e fanno uso di tecniche di marketing sin da quando il vecchio, antico mercato fisico esiste al mondo. Philippe Cartier, che è il padre del marketing moderno, definisce il marketing come quel processo sociale attraverso il quale gli individui e i gruppi ottengono ciò di cui hanno bisogno attraverso la creazione dell'offerta che corrisponde a una domanda e attraverso lo scambio di prodotti e di servizi di valore. Come vedete, questa definizione presenta un elemento centrale del marketing. La definizione di Philippe Cartier, infatti, pone lo scambio di beni e di servizi offerti al centro delle relazioni e la mette in grado di rispondere a un bisogno da parte di chi propone l'offerta, quindi il consumatore, e in questo equilibrio porta a una strategia cosiddetta win-win, ossia una strategia in cui sia il produttore sia il consumatore escano contemporaneamente vincenti. La centralità del cliente è chiave, assolutamente fondamentale, il punto più importante della della disciplina del marketing, quindi della nostra capacità di strutturare un piano di marketing e di adoperare al meglio gli ingredienti in quello che si chiama marketing mix. Il cliente è la persona che permetterà alla nostra impresa di crescere. Senza clienti la nostra impresa non crescerà. Come facciamo a conoscere i nostri clienti, capire, carpire, intercettare i loro bisogni, vedere quali di questi bisogni diventano addirittura desideri? La prima questione che potremmo porci è molto semplice, cioè chiederci di che cosa hanno bisogno effettivamente le persone. Quindi un'analisi dei bisogni. L'analisi dei bisogni è proprio quello che analizzò Abraham Maslow, uno psicologo americano che si mise a studiare le persone, i loro bisogni e, diciamo, le loro motivazioni, le motivazioni per le quali essi esprimevano una domanda, una serie di desideri proprio verso i mercati, raccolti i quali il mercato, un bravo analista del mercato, sarebbe stato in grado di mixare al meglio il proprio marketing mix. Ne derivò la famosa piramide di Maslow, con cui venne teorizzata una cosiddetta gerarchia di bisogni in una scala fatta di 5 gradi. La vedete qui nella scheda illustrata. Questa gerarchia varia a seconda delle culture e anche di variabili individuali, tuttavia rimane un importante modello di riferimento che ha dimostrato di saper cogliere effettivamente i bisogni dell'essere umano, quindi degli individui che in fin dei conti
diventeranno i vostri clienti. Vedete che alla base della piramide troviamo i bisogni primari, quelli fisiologici, legati alla sopravvivenza, all'autoconservazione, come ad esempio nutrirsi, dormire, vestirsi, quelli legati alla sicurezza fisica, la sicurezza legata al lavoro, all'occupazione familiare, della salute, al diritto di proprietà, cioè di possedere una propria casa. Successivamente, più in alto, troveremo la gerarchia dei bisogni psicologici, come quelli di instaurare relazioni di amicizia, di mantenere reputazione e rispetto verso se stessi e verso gli altri, e quindi anche di far crescere la propria autostima. Più in alto, nel livello 5, troveremo il bisogno di autorealizzazione, quella che si chiama autorealizzazione, ovvero la realizzazione profonda di se stessi, della propria individualità, come per esempio le attività dell'ingegno letterario, le attività di ingegno creativo, le attività di ingegno artistico. Ricordiamoci che tutti questi bisogni poi corrisponderanno a dei desideri che tutti gli individui dunque porteranno all'interno del mercato delle relazioni, dal lato evidentemente della domanda, a cui quindi la vostra offerta dovrà ricordarsi di corrispondere. Ora, il marketing lavora su desideri che sottointendono un bisogno del quale nemmeno il tuo cliente potrebbe essere pienamente consapevole. Ogni nostro cliente infatti avrà una gerarchia personale dei bisogni personalizzata secondo la sua individualità, tuttavia è ormai noto che tutti questi insiemi di bisogni, anche personali, possono corrispondere a gran parte dei bisogni descritti nella piramide di Maslow. Come possiamo generare un valore per i nostri clienti? Stabilendo una analisi che è orientata alla creazione di un piano di marketing e al giusto dosaggio nel marketing mix dei diversi ingredienti che corrisponderanno alla nostra offerta, possiamo iniziare testando le nostre idee imprenditoriali, i nostri modelli di offerta che dovrebbero corrispondere ai desideri e ai bisogni dei nostri consumatori, ascoltando le loro risposte, cioè come i nostri consumatori hanno risposto alla nostra offerta quando l'abbiamo messa a disposizione per corrispondere ai loro bisogni. È estremamente importante che una campagna di marketing, la fase analitica del marketing mix, vengano supportate da le risposte che i consumatori in una prima fase, che si chiama fase di test, hanno dato quando hanno provato il prodotto o il servizio che noi gli abbiamo offerto. E quindi è estremamente necessario lasciare sempre lo spazio all'ascolto del nostro consumatore. Non bisogna assolutamente aver paura della critica da parte del nostro consumatore, anzi questa critica va assolutamente acquisita, assecondata, analizzata. E la stessa ci permetterà di raffinare, migliorare la nostra campagna di marketing, il nostro marketing mix e, entrando poi nella linea di produzione delle nostre attività, modificare e migliorare anche gli stessi prodotti o servizi che noi avremo offerto. È evidente che per raccogliere i pareri, le risposte da parte dei nostri consumatori, potremo giovarci dei servizi di alcuni tipi di fornitore, appunto presenti tra i vari attori nel mercato, come ad esempio le società specializzate che fanno consulenza e analizzano le risposte da parte dei nostri clienti, in un numero molto superiore evidentemente rispetto a quello che potremmo raggiungere noi ogni qualvolta con i clienti abbiamo a che fare dentro il mercato. Queste società specializzate aiutano a raccogliere risposte anche molto al di fuori del nostro spazio locale e addirittura
globalmente, quindi in uno spazio molto più esteso rispetto a quello che noi stessi da soli potremmo raggiungere, e ci venderanno a loro volta, queste società di consulenza, quelle che si chiamano analisi di mercato, personalizzate, personalizzate proprio per il vostro prodotto, la vostra impresa, i vostri servizi. Le analisi di mercato sono proprio l'argomento dedicato a questo ulteriore tratto della lezione. Vedremo quali passi possiamo compiere per conoscere le tendenze, capire e decifrare le richieste del mercato. Le fonti di informazione sono molteplici. Una prima fonte sono le ricerche di mercato per ogni settore di riferimento, per esempio quello delle automobili, piuttosto che il settore agricolo, il settore della moda, il settore dell'artigianato. Esistono società di mercato che si occupano proprio di analizzare i fabbisogni dei clienti, quindi quelli che sono i loro bisogni primari, oltre evidentemente i loro ulteriori desideri, attraverso dei questionari, delle interviste, interviste dirette, dei programmi di fedeltà, dei lavori di gruppo e tutta una serie di iniziative che seguono un metodo molto preciso, analitico, che ci consentirà di ottenere dati collezionati che spesso sono disponibili al pubblico in generale, come in Italia, per esempio, quelli offerti dall'Istituto di Statistica, Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, oppure si trovano collezionati in banche dati a pagamento che si possono acquistare proprio da queste società di consulenza che fanno la cosiddetta market analysis. Evidentemente, i primi passi possono essere costituiti anche autonomamente da parte dell'imprenditore, del giovane imprenditore, da una ricerca online, che è un buon mezzo per iniziare ad avere informazioni, diciamo così, di massima sui bisogni che il mercato esprime. Non si deve dimenticare, però, che gran parte delle ricerche online, cioè quelle che ciascuno è in grado di realizzare da solo attraverso l'internet, offre risultati basati, ovviamente un risultato limitato, con un livello analitico un po' più superficiale rispetto a quello che si può acquistare dalle società di consulenza, e peraltro basato su un campione tipicamente occidentale. Questo perché l'internet è assolutamente pieno di pagine messe autonomamente, volontariamente, da parte di milioni e milioni e milioni di utenti, che però per la maggior parte, almeno negli ultimi 30 anni, sono concentrati nel mondo occidentale e non nei paesi emergenti, che sono entrati, anche se molto significativamente e sempre più fortemente, all'interno di queste banche dati, proprio come attori attivi per riempire l'internet di nuovi contenuti da un periodo di tempo molto limitato. Ecco perché le campagne, scusatemi, le analisi che ciascuno può realizzare anche autonomamente guardando l'internet, non necessariamente rappresentano i mercati dei paesi emergenti. Di questo fattore bisogna essere assolutamente consapevoli, e quindi capire che la stragrande maggioranza dei dati e delle informazioni che ciascuno di noi è in grado di trovare sull'internet con una semplice ricerca sui motori di ricerca più noti e importanti come Google, Yahoo, Bing, eccetera, restituiranno informazioni, valori, notizie, e quindi in qualche modo influenzeranno le nostre autoanalisi sulla base di campioni di modelli occidentali. Il focus group è un modello di, o meglio, una metodologia di ricerca interessante, ben diverso rispetto a quello che noi potremmo fare autonomamente. Il focus group, infatti, si rivolge a un gruppo specifico di persone che può essere selezionato sulla base di alcuni specifici criteri. Durante un focus group si indaga quindi sul bisogno da parte di un gruppo specifico di persone, e magari su un particolare oggetto, su un prodotto di tecnologia, su un servizio specifico, ed evidentemente il focus group è anche in grado di orientare la ricerca, l'analisi e quindi le informazioni che costituiranno poi gli ingredienti del nostro marketing mix e del nostro piano di marketing
geograficamente orientato anche a paesi emergenti e quindi meno influenzato storicamente dai dati dei campioni occidentali degli ultimi 30 anni. Bene, altro fattore importante nell'analisi delle informazioni a partire dalla quale struttureremo un piano di marketing, un marketing plan, è l'ascolto attivo. Ascolto attivo fatto anche di passaparola e di tutti quei metodi orientati all'ascolto delle persone attorno a noi, a quell'esercizio che ci permette di osservare attentamente quello che fanno le persone nei loro spazi di vita, come si vestono, cosa mangiano, cosa raccontano di desiderare ad altri amici, colleghi, altre persone che poi a loro volta daranno spunti preziosi per formulare delle idee da parte dell'imprenditore su cosa potrebbe offrire in risposta ai loro bisogni. Ora, il vantaggio del focus group e dell'ascolto attivo, attraverso anche il passaparola tra le persone, è quello di aiutare l'imprenditore a conoscere bisogni sempre più specifici dei consumatori. Oggi i social media, ad esempio, consentono di studiare e di conoscere bisogni locali di vaste aree geografiche, diventando dunque un punto, un fulcro in cui si riesce a campionare alcuni settori sempre più specifici che potrebbero permettere di sviluppare prodotti altrettanto specifici per alcuni mercati di riferimento che possono essere locali ma anche distanti migliaia di chilometri di distanza, quindi collocati non nella propria comunità più prossima, ma anche a un livello più globale, come dicevamo in principio. Un'ulteriore fonte di informazioni è l'analisi dei concorrenti o cosiddetti competitor, quando vogliamo approfondire i bisogni di un mercato. È assolutamente essenziale, infatti, conoscere e sapere che cosa fanno gli altri che, come noi, rispondono agli stessi bisogni con prodotti o servizi concorrenti rispetto al nostro. Quindi, cosa offrono, quali vantaggi, quali prezzi, come segmentano, quindi come dividono la clientela a seconda di determinate caratteristiche. Anche in questo caso si potrebbe provare ad avvalersi di una ricerca autonoma su internet, oppure si può beneficiare della presenza in loco da parte dell'imprenditore stesso che può ottenere informazioni direttamente, ad esempio dai social network o nel gruppo, entrando nel gruppo di riferimento, perché diventa strategico rispetto ai propri concorrenti, essere capaci di raccogliere direttamente, di conservare dati sempre aggiornati sulla presenza, sul valore, sulle caratteristiche, sulle strategie, sulle tattiche dei concorrenti stessi. Quindi raccogliere queste informazioni direttamente, entrando proprio nei luoghi dove più facilmente si possa osservare da vicino il loro modo di agire e poi analizzarli e trovare delle risposte sufficientemente competitive. Bisogna tener conto che senza queste informazioni non riusciremo mai a offrire il nostro massimo valore ai nostri clienti, che, bisogna ricordarsi, sono proprio il punto chiave del nostro successo, senza cui non riusciremo ad ottenere il successo per la nostra azienda. Attraverso la segmentazione del mercato, dunque, è possibile identificare gruppi di consumatori in raggruppamenti che appunto chiamiamo segmenti, ai quali possiamo destinare la nostra offerta differenziata a secondo del segmento stesso. Questi segmenti possono essere classificati in base a diversi parametri, quali per esempio l'età, il reddito, la provenienza geografica, l'appartenenza sociale, l'educazione, il sesso e tanto altro. Questa suddivisione ci permetterà dunque di scegliere a quali segmenti rivolgerci, in base questo tipo di attività si chiama targeting e di conseguenza quali strategie di marketing potremmo adoperare al meglio. È importante notare, come già anticipato in precedenza, che molti dei segmenti che andremo a scoprire sembrano avere esigenze molto simili su un mercato globale, dove quindi le esigenze locali lasceranno il passo a bisogni socio-psicologici globali. Questa tendenza trova spiegazione nella portata dei social network globali, dove le variabili di desiderio locale assumono via via una caratteristica sempre minore
e la portata del desiderio diventa globale. Vedremo infatti che i desideri tendono a rassomigliarsi anche in luoghi molto distanti tra di loro e che la variabile culturale, uno dei macrosistemi di cui parlavamo prima, tende via via a diventare meno evidente, meno significativa. Beh, vediamo assieme adesso le strategie di marketing collegate alla segmentazione. La prima strategia è quella del marketing indifferenziato, cioè quello che si applica generalmente a un mercato di massa in cui c'è poca segmentazione. Il cliente, indipendentemente dalla propria appartenenza a un segmento, usa un prodotto, usa i servizi in questione. Questo tipo di approccio di massa è tipico dei beni di largo consumo, per esempio la Coca-Cola, che ha una ricetta unica per tutto il mercato globale. Il marketing di massa, quindi, è una strategia da utilizzare quando il vostro prodotto richiede pochi adattamenti nel tempo e nello spazio, pochi adattamenti culturali, pochi adattamenti economici e quindi sul lungo periodo rimane più o meno uguale a se stesso. E se si è sicuri di essere fortemente competitivi e di poter comunicare con pochi messaggi chiave dal momento in cui il bene, il prodotto, il servizio viene venduto e quindi la desiderabilità di quel servizio rimane uguale, si può effettivamente adoperare la strategia del marketing indifferenziato, quindi del marketing di massa. La seconda strategia, tuttavia, è quella invece del marketing differenziato, con cui si opera una scelta di diversi target di mercato significativi per l'impresa, sviluppando per ogni segmento un marketing diverso e più adeguato per il segmento in questione. In questo scenario è fondamentale la differenziazione del prodotto, che deve incontrare diverse specifiche richieste per diversi target di riferimento. Un buon esempio può essere quello delle aziende automobilistiche, che producono veicoli diversi per fasce di consumo e per target diversi. Pensiamo ad esempio alle utilitarie, oppure ai minivan, oppure ai furgoni, o arriviamo alle auto di alta gamma. Quindi diversi segmenti uguale diversi prodotti anche a partire da una unica azienda. Ricordate che il marketing differenziato prevede spesso dei costi elevati, perché questi costi sono resi necessari dalla differenziazione del prodotto, che di volta in volta differisce, si rinnova, cambia. Ha anche addirittura una comunicazione differenziata per ogni segmento. E i segmenti stessi possono variare di anno in anno, di periodo in periodo. Quindi è evidente che tutta questa variabilità rende più costoso il marketing differenziato rispetto a quello massivo, ad esempio, della Coca-Cola, che rimane in qualche modo sempre uguale a se stessa. Ecco quindi che possiamo anche trovare la definizione di marketing concentrato se l'impresa si specializza in un prodotto unico e concentra la sua strategia di comunicazione e anche di distribuzione su un solo segmento di marketing, su una sola tipologia di clienti. In questo senso si distingue dal marketing indifferenziato per qualcosa di molto importante, ossia, mentre il marketing indifferenziato fa un solo prodotto per tutti i tipi di cliente, appunto Coca-Cola, il marketing concentrato è premiante quando l'impresa riesce, quindi l'imprenditore, l'azienda che offre, riesce a intercettare esattamente il bisogno espresso di uno specifico segmento di consumatori e gli offre esattamente quello che vuole. Attenzione, può essere molto rischioso questo genere di marketing, cioè marketing concentrato, perché è un marketing specialistico e ci può essere il caso in cui chi compie una scelta di specializzazione o sbagli l'obiettivo, o ad esempio fallisca nelle previsioni dei trend d'acquisto di quel segmento, oppure, essendo legato ad un solo segmento, venga superato da un altro concorrente e non sia in grado di differenziare il proprio prodotto per andare ad inseguirne un altro di segmento. Bene.
abbiamo identificato in questo modo le principali strategie di marketing per raggiungere i diversi target del mercato. Ora ci occuperemo di un aspetto chiave del marketing, ossia come formulare il cosiddetto marketing mix. John McCarthy individua quattro leve principali, conosciute anche come le 4P del marketing, che devono essere utilizzate ovviamente in mix tra di loro, di concerto tra di loro, per raggiungere gli obiettivi di mercato target, ovvero i segmenti che abbiamo precedentemente identificato. Vedete la scheda con il marketing mix di John McCarthy basato sulle 4P. Vi dirò fra breve che esiste una versione più aggiornata che aggiunge un fattore in questo mix, quindi diventa una versione che si chiama 5P. Vi anticipo anche che da una ricerca su internet che potreste fare in qualsiasi momento troverete anche delle versioni ulteriori con ulteriori fattori andando sulle 6P, le 7P e anche oltre. Tuttavia i modelli di riferimento su cui tutti concordano e che fanno appunto da modello di riferimento per una corretta formulazione del marketing mix e quindi i vostri piani di marketing futuri sono il 4P di McCarthy e poi l'ulteriore formula del 5P. Vediamo a che cosa corrispondono i diversi fattori. Allora, la prima leva principale è quella del prodotto, che ha a che fare con tutto ciò che riguarda il prodotto, il servizio, il bene che l'azienda, la vostra impresa, decide di offrire al cliente. Quindi rientrano in questo campo la progettazione, l'innovazione, il packaging, cioè la presentazione del prodotto o del servizio, che devono essere le più adatte possibile al target, quindi il prodotto così come è fatto e viene venduto. La seconda P è quella del prezzo. La politica di scelta del prezzo è molto delicata e bisognerà individuare un valore di prezzo che sia giusto per il target di riferimento e che sia adeguata al servizio offerto, peraltro abbastanza confrontabile, abbastanza simile rispetto al prezzo adoperato dai concorrenti, ma che allo stesso tempo sia in grado di non smentire la caratteristica del tuo specifico prodotto, quindi essere leggermente più caro o leggermente più economico rispetto a quello dei tuoi concorrenti. La terza P è quella del place, luogo, cioè i canali di distribuzione che la vostra azienda sceglierà per raggiungere il target di riferimento. I canali variano evidentemente a seconda del prodotto o del servizio a cui ci stiamo riferendo. Per esempio, se l'impresa di riferimento che andrete ad aprire si specializzerà nella vendita di biciclette, si potrebbe aver bisogno di una vetrina al pubblico da utilizzare come punto vendita. Se la scelta invece è su prodotti che sono facilmente trasportabili, potrete utilizzare il canale dell'e-commerce, cioè del prodotto che viene acquistato attraverso l'internet senza bisogno di uno spazio fisico dove questo venga messo in mostra, in vetrina appunto. La scelta dei canali di distribuzione può variare anche in base alle abitudini di consumo del segmento che ciascuno seleziona. Alcuni consumatori, per esempio, prediligono l'acquisto presso luoghi fisici, quali i negozi e i mercati, mentre altri preferiscono degli spazi virtuali come comprare su Amazon o Alibaba. Nello specifico, essere presente su queste vetrine non solo può facilitare la vendita al consumatore, ma permette anche di aprirsi ad un grosso bacino di clienti potenziali. Ecco perché facciamo di nuovo riferimento richiamando il concetto di glocal, quindi la presenza a livello globale di qualcosa che può essere, può piacere, può corrispondere ai bisogni e ai desideri di target che poi sono localizzati a livello locale in luoghi che fisicamente possono appunto essere anche molto distanti rispetto al punto di produzione.
La quarta P nel modello 4P di Mercati è quella della promozione, cioè l'insieme delle attività organizzative, creative e in generale attività economiche che sono volte a lanciare, a promuovere il prodotto o il servizio sul mercato. Si può scegliere di utilizzare più canali, si può scegliere di utilizzare più media, si può scegliere di adoperare il passaparola dei clienti fidelizzati, si possono scegliere tradizionali campagne radio, TV, stampa, affissioni, oppure affiancare queste alle potenzialità che oggi ci offrono i social network. Nel modello che potete vedere nella ulteriore scheda che vi metto a disposizione, vediamo anche una quinta P. Alle quattro P originarie se ne è infatti aggiunta una quinta che si chiama persona. Come già anticipato, infatti, il ruolo attivo del singolo cliente oggi diviene una leva fondamentale della strategia aziendale e del marketing plan. I clienti, infatti, sono una parte ormai integrante del nostro successo e ormai è necessaria una comunicazione diretta con loro, bisogna dire con ciascuno di loro. Pensate, ad esempio, al cosiddetto leading link che permette, ovviamente superando il precedente modello del mailing, che consente proprio l'invio di una comunicazione personalizzata ad un potenziale cliente per informarlo sui nuovi servizi, sulle novità dell'azienda, farlo sentire dunque parte integrante della storia di successo e elemento di forte attenzione da parte dell'azienda proprio verso di lui, preso singolarmente. Va detto che spesso le leve che abbiamo visto nel modello 4P o 5P vengono rinforzate mentre si lanciano i prodotti sui mercati, come fanno molte grandi aziende, prima di trovare i giusti equilibri. Insomma, è molto importante capire che il marketing mix, l'insieme dei fattori dei che compongono il marketing mix più equilibrato, non è così semplice, è molto delicato e va calibrato, il suo equilibrio va calibrato man mano che i prodotti si lanciano, proprio andando a leggere, rispondere, analizzare come i clienti hanno risposto in fase test e via via che la offerta viene messa sul mercato ai prodotti e ai servizi che voi offrite. Il marketing mix, insieme alle analisi del mercato che abbiamo visto, è dunque fondamentale per elaborare il nostro piano di marketing e migliorarlo. Prima di salutarci, dunque, ricapitoliamo i concetti chiave del marketing. 1. L'obiettivo del marketing è identificare i desideri dei clienti per rispondere meglio alla domanda di mercato. 2. I desideri dei clienti corrispondono ai loro bisogni e possono essere conosciuti attraverso diversi metodi di ricerca. 3. Esistono tre tipi di marketing: il differenziato, il differenziato e il concentrato. 4. La scelta di una di queste strategie dipende dalle caratteristiche del bene e del servizio che state offrendo. 5. Il primo passo per preparare un piano di marketing è rispondere alle 4/5T del marketing mix equilibrato. 6. Oggi si può pensare in modo globale, quindi G locale, globale e locale insieme, agendo in modo locale, quindi rivolgendosi a un focus group molto prossimo, molto vicino, ma attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, canali social e anche attraverso i servizi di agenzie di analisi e competizione, ben collegate con le nostre reti di distribuzione, si può ampliare la portata della nostra azienda, della nostra offerta, fino ad arrivare al livello globale. Grazie a tutti.